E benvenuti a Do Yourself Ispirazione. In questo video voglio farvi vedere come realizzare dei tatuaggi in tema invernale e oggi ve ne farò vedere appunto 5 tipi diversi e per questo ci serve del mascara liquido, un nero in questo caso, del burro talco e della lacca. Faccio questi tatuaggi appunto sul mio braccio e mano sinistra così che possa lavorare con la destra e naturalmente vi farò vedere in varie posizioni, quindi parto prima nell'avambraccio e il primo tatuaggio sarà un panorama invernale. Vedete che sarà molto facile da fare e vi farò appunto vedere cosa ho in mente. E faccio anche una piccola luna qua sopra. Naturalmente la faccio nera perché deve fare contrasto con il resto della mia pelle. Ed ecco qua, vedete, questo è il mio panorama. Naturalmente l'ho fatto molto semplice, quindi vedete varie montagne di varie altezze. E potete ovviamente decorarlo in maniera differente se volete fare più dettagli. E niente, questo è stato fatto semplicemente così. E come vi dicevo ora posso fissarlo, quindi utilizzerò il burro talco e poi della lacca per poterlo fissare ed ecco qua, il risultato finale sarà semplicemente fatto quando sarà anche la lacca asciugherà. Ecco qua, vedete? Ora lasciamo asciugare e posso passare al nostro prossimo tatuaggio che farò qui piccolino sul polso. Questo è davvero piccolo e vedrete insomma così cosa farò. Magari non è perfetto per l'inverno ma io credo che ci stia comunque bene. Ed ecco qua, vedete? Ho fatto questo piccolo ombrello con alcune gocce di pioggia. Naturalmente vedremo se questo inverno sarà davvero piovoso o magari avremo più neve o sarà pieno di sole. Credo che sia appunto carino anche in questa posizione. Ed ecco qua, ancora una volta, dopo burro talco e lacca posso continuare a fare un altro tatuaggio.
Ed ecco qui, guardate, ora ho già spruzzato appunto con la nostra lacca fissato e guardate qui, questo tatuaggio era semplicemente con la scritta inverno. Naturalmente come vedete l'ho fatto appunto in inglese, però potete farlo anche diversi. E ora proseguiamo con il quarto tatuaggio. Vedete, naturalmente ora li sto facendo in diverse posizioni solo per farvi vedere, ma dipende un po' da voi come volete, potete anche combinarne più tatuaggi insieme. Vedete, ora lo faccio sull'anulare. Ed ecco qua, vedete, quello che ho fatto è un piccolo albero con degli animali, degli uccellini che sono naturalmente gli ultimi rimasti, stanno per migrare nei paesi caldi. E vedete qui appunto c'è un albero senza foglie, potete anche magari farlo più lungo tutta la mano, quindi partendo da, appunto il palmo o appunto dal polso. Io ho fatto una versione più piccola e vedete, manca ora il quinto che farò in questa posizione. E vi farò vedere appunto l'ultimo tatuaggio in tema inverno. Avete capito? Guardate qua, è semplicemente un albero di Natale, o comunque potrebbe essere anche semplicemente un alberello, un pino, quindi, e si possono fare varie forme, quindi magari anche essere un po' più alto, così magari anche la possibilità di fare qualche decorazione, o naturalmente potete farlo in varie altre forme, quindi magari mettere delle palline semplicemente facendo il contorno, insomma, sta un po' a voi sbizzarrirvi anche in questo e utilizzare la vostra fantasia per poterlo modificare un pochino. Credo che comunque è molto carino in questa versione, vedete anche appunto con i vari aghi. Ecco qua i miei 5 tatuaggi, quindi vedete ancora, ecco qua il terzo, quarto e naturalmente il nostro alberello è il quinto. E vedo l'ora di leggere qui sotto i vostri commenti, fatemi sapere cosa ne pensate, qual è il vostro preferito. E appunto non vedo l'ora di leggere quello che ne pensate e naturalmente se magari anche voi avete idee o altri tatuaggi che avete già realizzato. Altrimenti, niente, credo che... potete comunque seguirci sul nostro canale, sicuramente vi troverete tante altre nuove idee per nuovi lavori e nuove idee con noi. Continuate a seguirci sul nostro canale e ci vediamo la prossima volta con nuovi lavori insieme. Ciao a tutti ragazzi.